Quando il giornalista Sabelli Fioretti le chiese se lei fosse maschilista o femminista, lei rispose: ho il peggio di tutte e due. Quindi... Sì, sono molto contesa con le donne. Cioè, le donne non hanno, come dire, paraventi nel loro modo di approcciarsi, nel fare delle avance. L'uomo da una certa ora in poi. Per cui... Però maschilista o femminista, che cos'ha di maschilista? Il maschilista, forse nel ripudiare certi aspetti del mio femminile. Che le dà fastidio, che mi dà femminile. Fastidio, che sì, fastidio. Che è un po' troppo baldracca, ecco. Un po' baldraccona. Un po' baldraccona. Eva. Lei è stata un simbolo di trasgressione e di sensualità. Le piace, le fa piacere oppure avrebbe desiderato essere simbolo di altro? No, beh, la trasgressione è sempre negli occhi di chi guarda, nel senso che io poi non è che ho fatto, a parte che denudarmi in un certo periodo della mia vita, tanto adesso non potrei più farlo, ci vuole l'osteopata il giorno dopo, per cui ho bisogno di coprire. C'è stato un momento che ero molto più supina che eretta. Sì. Un momento della mia vita, però è stato, cioè, vuole dire, mi proponevo molto più, stavo in piedi poche ore al giorno, passava il tempo a letto, ecco ora per riposarmi, all'epoca per altri motivi. Secondo me qua non si butti giù, perché non credo sia vero. Adesso insomma devo risparmiarmi. Ma lei, appunto, le sarebbe piaciuto essere anche il simbolo di altro, come le chiedevo, oppure va bene così? No, va bene così. C'è già tanta roba. Ma il fenomeno Eva Robbins è stato figlio del tempo in cui è nato oppure lo sarebbe stato comunque anche oggi? No, oggi c'è troppa concorrenza, ce ne sono tante, molto più scafate. Io ho preparato il terreno per loro, sì, per certe che sono state anche ospiti qui da lei. Sì. Mi ricordo una Schisano. Vittoria Schisano. Schisano, certo. Io sono proprio figlia degli anni Ottanta. Lei ha detto Eva Robbins è un bimbo che cerca di crescere. E Roberto che bimbo è stato? Felice? Beh, è stata un'infanzia di ricerca. Il mio riferimento non era diventare una femmina, perché non ho mai avuto la vocazione di essere una femmina. Io volevo fermare il periodo della pubertà, quindi il mio modello era Tazio di Morte a Venezia di Visconti. Per cui ho iniziato una cura ormonale cercando di sostenere, di bloccare, più che sostenere, bloccare uno sviluppo maschile che mi avrebbe fatto riempire di peli. E li trovo molto spiacevoli. Per cui con quella cosa lì io ho fatto una cura ormonale che mi ha fermato lo sviluppo maschile, però mi ha fatto psicologicamente diventare nelle condizioni di diventare una donna. Quindi diciamo che diventare una donna è stata una conseguenza del percorso, era il suo obiettivo, sì, il suo traguardo. Sì. E poi che poi era troppo tardi per tornare indietro a quel punto? Ma a quel punto mi sono detta, siccome osservavo molto le persone in società e vedevo sempre che le coppie al ristorante, chi pagava il conto era lui, ho detto, beh, in fondo non mi va fatta male, almeno la sopravvivenza ce l'ho assicurata. Non c'è stato un momento in cui ha detto io volevo solo essere un adolescente, non svilupparmi dal punto di vista maschile? Quello sì. Un momento non posso tornare indietro, perché lei a un certo punto ha anche interrotto gli estrogeni, no? Ha provato, poi non poteva più. Certo, però ad esempio gli estrogeni mi servivano per quell'accenno di seno che io non sono mai intervenuta con... Chirurgicamente. Esatto. Per cui potevo benissimo, anche volendo adesso, io potrei tornare indietro, no? Sarei un vecchietto imberbe, però chi me lo fa? Lei però, diciamo, è stata un po' precoce in tutto, no? La sua transizione attraverso gli ormoni l'ha iniziata in modo un po' autogestito, senza... Un endocrinologo. Senza un medico, senza appunto, a 13 anni. Lei è tornata da un'estate con le mesce, la chiamavano, esatto, signorina, e un infermiere, insomma un vicino di casa, le ha dato gli ormoni. Ecco, lei non è stata un po' sola in un percorso così delicato? Beh, io devo dire sono stata molto coraggiosa più in quella fase lì. Adesso sono piena di paure.
perché con il tempo un po' mi, appunto, come dicevo, mi si sono spuntati gli artigli, ma all'epoca ero molto determinata a costruire questa corazza superba che era la femminilità. Ma era sufficientemente consapevole quando ha iniziato questo percorso a 13 anni, senza un medico? No, non ero consapevole per niente, perché appunto mi è sfuggita la situazione da sottopelle, perché sono diventata una cosa che non volevo diventare, non volevo diventare una donna. Sua mamma, che lei ha sempre detto mi ha sempre accettato, mi è sempre stata vicino, ma da questo punto di vista non l'ha seguita, non era preoccupata? No, mia madre in fondo era l'uomo che io non sono mai stata veramente, era veramente una figura, sostituendo quella di mio padre con gli Zebedei, cioè era una donna. Quando mi ha visto, nelle prime apparizioni, gli sono piaciuta e per cui anche ha accettata. Lei poi è cresciuta dalle suore, poi dai preti, e i suoi fratelli dai nonni, perché sua mamma non ce la faceva. E c'è stato anche un momento difficile per sua madre, no? Di alcolismo. Lei se lo ricorda quel momento, oppure le è stato raccontato dopo? Beh, io ricordo che mia mamma tornava a casa sempre un po' alticcia, e l'alcol purtroppo in quella fase lì, come una donna che non ha avuto tanta fortuna nella vita, perché è stata abbandonata, ha avuto 4 figli con 4 uomini diversi, e all'epoca essere una ragazza madre era un'onta, era uno stigma. Per cui pativa molto. Quando arrivava a casa ci svegliava tutti con i pianti, con le lamentele, con l'aggressività e con il fatto che si sentiva una donna vinta. Ad un certo punto, ad 8 anni, racconta di aver subito o non subito, adesso me lo dirà lei, comunque una molestia sessuale da parte di una persona che frequentava casa, però lei va subito a riferirlo a sua madre, ma non lo vive in quel momento come un momento traumatico, e invece sono delle molestie. Addirittura dice una cosa che mi ha molto colpito: non c'era stata violenza da parte mia, c'era stata tutta un'opera di seduzione nei confronti del malcapitato. Ma lei pensa davvero che un bambino di 8 anni possa provocare qualsiasi pulsione abbia avuto un adulto a commettere atti sessuali nei suoi confronti? Beh, io non sapevo delle conseguenze del modo in cui io ero attratta per questo adulto. Io lo vedevo come una figura molto scura, cioè il contrario mio, che ero bianca e molto attraente. E poi io ricordo tutti i passaggi fino solo al momento del contatto, e a quel punto lì ho rimosso tutto. Ma ricordo proprio una piena consapevolezza di seduzione nei confronti di questo adulto, che poi non sapevo dove sarebbe andata a finire, perché un bambino non lo sa. 8 anni, ecco, però lei lo definirebbe un pedofilo? Purtroppo sì, adesso sì. Lei comunque non ricorda, diciamo, parzialmente quello che le è accaduto? Certo, fino all'atto proprio della fellazio, proprio un momento prima della fellazio, ricordo. Perché quello che ha subito è stato questo? Lei poi a 11 anni, un archeologo, sempre una persona che frequentava la sua famiglia, lei ha detto: mi ha iniziato al sesso, nessuna cosa brutta, però lui ne aveva 65. E allora come può essere paritario, come può essere un'iniziazione se appunto questo adulto aveva 65 anni e lei 11? Mi ha incantato con i minerali. Aveva questa teca con i minerali, con dei minerali, con tutti i lucenti, delle varie pietre. E poi mi ha cominciato a portare al fiume, andavamo al fiume, e mi ricordo, dopo un pomeriggio passato al fiume, mi insegnò come venire a gusto, come diceva così nel termine bolognese, venire a gusto. E peraltro non ricordo nient'altro, mi ha insegnato solo come masturbarmi. Lei questi ricordi li rimuove, se li ha aggiustati, diciamo? In realtà, così in maniera dettagliata, non li ho mai raccontati, però lei aveva fatto una ricerca. No, non voglio disturbarla. Sono già stata disturbata molto. No, va bene, va tutto bene. Ecco.